Mai negata la libertà di pensiero e di parola, qui si vuole far passare un messaggio distorto del nostro modo di fare politica. Lo ha annunciato durante un'intervista il sindaco Adamo Coppola in riferimento a quello che è stato detto durante l'incontro svoltosi nei giorni scorsi da parte dell'ex vice sindaco Elvira Serra. Ho spiegato più volte, sottolinea Coppola, che una squadra democraticamente sceglie una linea politica e quella linea politica si porta avanti e non la si può tradire. L'ex cittadino ha fatto un incontro con i cittadini, giusto, guarda, assolutamente sono qui si vuole far passare un concetto che non c'è, la libertà di parola, di espressione della politica, di idee è assolutamente disponibile per tutti, anzi oggi abbiamo mezzi di informazione che uno può raccontare e dire quello che vuole in maniera forse eccessiva, perché anche attraverso i social dove non ci sono delle regole chiare, perché prima esisteva il giornalismo oggi, e quindi si passava comunque nella comunicazione per un giornale, quindi per un professionista che bene o male filtrava diciamo dando una La responsabilità di mediare, dando una certificazione di verità a quello che si diceva. Oggi invece si può dire tutto, il contrario di tutto, senza regole, quindi voglio dire, siamo andati, ma va bene così, va bene. Quindi oggi parlare di mancanza di libertà di parola penso sia una cosa totalmente assurda. E non si può far passare questo rispetto alla nostra amministrazione, perché io ho spiegato più volte che una squadra, come una giunta, come un consiglio comunale, come una riunione di maggioranza, democraticamente decide su un argomento e stabilisce una linea politica. Una volta però in una squadra si è decisa una linea, poi si porta avanti quella, anche chi in qualche modo poteva essere contrario e si tiene conto anche delle visioni contrarie, semmai aggiustando il tiro rispetto a una linea comportamentale, quindi contemperando, come giusto che sia, in una logica di mediazione che fa la politica, le idee di tutti, però una volta stabilita questa linea non la si può poi smentire o non la si può tradire, perché se ogni consigliere comunale, ogni assessore della giunta, come succede, o più ampliando il ragionamento, ogni giocatore di una squadra se ne va in una direzione, salta la squadra stessa. Cioè se l'allenatore mette in campo i giocatori in un modo e l'attaccante decide di fare il difensore o il portiere decide di fare l'attaccante, penso che la squadra non funziona. Un conto è la libertà di parola e un conto è invece la correttezza che bisogna avere verso un gruppo che democraticamente decide una linea politica. In un gruppo politico esiste anche la maggioranza. E quindi se uno è d'accordo, non è d'accordo, però si adegua alla linea di maggioranza, oppure se proprio non si riesce ad adeguare, uno si dimette e se ne va. La cosa si fa ancora più complicata però nel caso di un assessore. Un assessore è un collaboratore stretto del sindaco, è una persona di fiducia del sindaco, quindi un conto è un consigliere che decide, che è un consigliere comunale che è un organo di indirizzo e decide di diversamente di cambiare la linea amministrativa, tanto è vero che il consigliere non può essere